Buonasera di nuovo agli ascoltatori e lettori di Forza Nocerina e Nocerina Channel. Siamo in diretta dalla sala stampa dello stadio di Flaminia. Si è da poco conclusa la gara tra Flaminia e Nocerina sul risultato di 1-1. Quello che vedete inquadrato è l'eroe dei molossi di questo pomeriggio, Giuseppe Caccavallo, colui il quale ha regalato quantomeno un pareggio alla Nocerina. Peppe, partiamo con te proprio per analizzare la gara di oggi, perché è chiaro, segnare al 47esimo è una grossa esplosione di gioia, però credo che questo risultato non possa soddisfarvi, perché la Nocerina era venuta qui con l'idea di vincere la partita. Certo, è un risultato che non soddisfa, però alla fine è un risultato che fa capire che il gruppo c'è, perché altrimenti non la pareggia alla fine. Siamo andati a vedere a fine partita le altre squadre che hanno fatto, sappiamo che è un campionato difficile, perché non c'è un ammazza campionato, siamo ancora all'inizio, non è facile quando c'hai tanti giocatori nuovi che stanno cominciando a conoscerci. Noi sappiamo soltanto di dare l'anima, di dare tutto. Se non davamo l'anima oggi, non portavamo questo punto, che può essere anche, possono essere anche due punti persi, però per noi, vedendo anche gli altri risultati, è un punto guadagnato, pur sapendo che noi siamo la Nocerina e sappiamo che se ci mettiamo in testa insieme ai tifosi, noi possiamo andare a vincere tutte le partite. Ecco, io condivido appieno questo tuo pensiero, però poi rifletto, guardo i numeri e guardo la partita di oggi. La Nocerina nello specchio della volta ha calciato una sola volta, nello specchio della porta, chiedo scusa, ha calciato una sola volta con Peppe Caccavallo al 47esimo del secondo tempo. Cosa c'è che non va? Perché è evidente che in questo momento c'è qualcosa che non va in questa squadra. Niente, cioè che loro, al di là che hanno sbagliato qualche contropiede, alla fine hanno fatto solo un cross dove è nato il gol loro. E noi, come ho detto prima, ci dobbiamo mettere in testa che siamo qui a Nocera e siamo stati scelti perché stare a Nocera nella Nocerina non è facile, non è da tutti. E quindi dobbiamo essere consapevoli di essere giocatori forti, ci dobbiamo assumere le responsabilità e capire che ognuno di noi, ne siamo 30, ognuno di noi è un giocatore forte e deve fare sempre di più in allenamento e soprattutto la domenica. Le gara siete andati sotto la curva a raccogliere l'applauso dei tifosi, una bella soddisfazione per un gruppo che vi ha sostenuto dal primo al 97esimo. Sì, sì, è vero, perché sembrava di giocare in casa, ma lo sappiamo benissimo, la nostra forza sono i tifosi. Sembra brutto da dire, preferisco dopo una brutta partita, preferisco prendere fischi alla fine, perché so che i nostri tifosi possono incitare e ci possono far cambiare il risultato, come hanno fatto anche oggi, come hanno fatto anche altre partite. E quindi hanno capito anche loro che noi, come hai detto tu, abbiamo fatto un tiro in porta, non fa niente, l'importante è non aver perso, l'importante è sapere che ci dobbiamo mettere sotto, perché siamo sempre all'inizio del campionato, un campionato che sembra difficile, però come ho detto prima, se ci mettiamo in testa di essere una squadra forte, perché lo siamo, possiamo raggiungere grandi traguardi. Perfetto, noi ringraziamo Giuseppe Caccavallo per le sue parole, lo lasciamo al microfono dei colleghi. Siamo in attesa qui nella sala stampa dello stadio Madama di Mister Esposito, che si è, credo, liberato dalle incombenze con gli altri colleghi ed è pronto a venire qui ai nostri microfoni. Mister Esposito, che oggi, a differenza della gara precedente, si è presentato sotto la curva con i calciatori. Non c'è stata contestazione, ma intanto chiedo scusa per l'inquadratura. Anche qui stiamo lavorando in condizioni precarie, nonostante ci sia uno spazio accettabile all'esterno, ci hanno detto che non è possibile utilizzarlo e quindi dobbiamo utilizzare questo e condividerlo con i colleghi, va bene così. Dicevo, Mister Esposito, che si è presentato con i suoi calciatori sotto la curva, non c'è stata una contestazione stile pareggio di 7 giorni fa, c'è stato qualche
coro isolato all'indirizzo del tecnico, ma poi comunque ci sono stati applausi e ovviamente la richiesta, quella non può mancare mai, non deve mancare mai, di dare sempre il 100% per i colori rossoneri. Nocerina, che non lo abbiamo detto perché abbiamo attaccato subito con l'intervista a Peppe Caccavallo, con questo pareggio accorcia il suo ritardo dalla vetta della classifica e ha un solo punto dalle battistrada in questo momento, ma è una Nocerina che certamente non può ritenersi appieno soddisfatta di quanto visto in campo. E ne parliamo con Mister Esposito, che si può anche accomodare, così magari dopo essere stato in piedi e l'abbiamo visto anche in ginocchio davanti alla sua panchina, può rilassarsi un attimo. Mister, commentiamo questo 1-1 che è stato secondo me l'inverso della gara, dell'ultima partita in casa con l'Ardea. Lì si era giocato bene nel primo tempo e poi c'era stato, come ha detto lei ieri, un calo di attenzione nella ripresa. Qui sembra essere successo l'inverso: male nel primo tempo, poi nel secondo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti, la Nocerina ha messo sotto il suo avversario e ha creato una mole di palle gol importanti, seppur senza mai calciare all'interno dello specchio della porta. Io direi una cosa che può sembrare strana: a me l'atteggiamento della prima parte del primo tempo non è dispiaciuto. Ho visto una squadra che aveva intenzione di imporre gioco in un campo difficile contro una squadra forte. Abbiamo sbagliato qualche uscita, abbiamo concesso un gol evitabile, abbiamo avuto un attimo di calo perché sembrava che il mondo ci fosse crollato addosso, un'ottima reazione nella prima parte del secondo tempo e alla fine ci abbiamo creduto, perché hai detto giustamente tu, abbiamo avuto delle occasioni buone pur non calciando nello specchio della porta, ma veramente le occasioni buone: il colpo di testa di Peppe, il cross a giro che ha sfiorato il palo, il tiro di Rossi, il tiro di Giuliano dal limite che ha sfiorato l'incrocio dei pali, il colpo di testa di Parravicini che è andato fuori di 30 metri, ma è una palla che poteva impattare meglio Nicolas. Dirò un'altra cosa impopolare: per me questo è un punto fondamentale per come è arrivato, visti i risultati degli altri campi. A oggi abbiamo guadagnato un punto rispetto alla classifica prima della gara, eravamo a 2 punti alle prime, adesso siamo a 1 punto alla prima. Tra l'altro abbiamo incontrato già prima e seconda. Il campionato è difficile, però io veramente sono fiducioso che alla fine festeggeremo. Mister, lei non ama parlare di singoli, parliamo di qualche giocatore in più. La Nocerina con l'ingresso di Garofalo ha preso vitalità, l'ha un po' persa quando è uscito Basanisi, e poi c'era qualcuno in tribuna che magari poteva dare una mano. Stiamo parlando di singoli. Parliamo di singoli, di 4-5 singoli, io di singoli non parlo. Ragazzi, non me ne vogliate, di singoli non parlo perché si creano malumori. Parliamo delle sostituzioni. La scena è meglio quando è entrato Garofalo e poi si è un po' spenta quando è uscito Basanisi. E ne facciamo un discorso di sistema di gioco adesso, ecco. Perché ci siamo messi a 4 e a 4 non abbiamo costruito più con la stessa pulizia con cui stavamo costruendo a 3. Ecco mister, però proprio su questo, perdonami, approfitto di questo suo assist. Ieri ci eravamo detti, questa squadra è camaleontica, può utilizzare vari sistemi di gioco. Oggi credo ne siano stati utilizzati 3. Si è partiti 3-5-2, si è passati a 3-4-3, poi si è passati a 4-2-4. Perché in alcun momento della partita si è pensato al 4-3-3? Perché di fatto ci eravamo detti che due centrocampisti, l'ha detto lei, questa squadra non li regge. Ha detto che si poteva provare qualcosa di diverso con la difesa a 4. Perché mai 4-3-3? Perché nell'ottica dei cambi io volevo cercare di evitare difensivamente di giocarmi l'uno contro uno contro i due attaccanti esterni avversari, e quindi o le coppie in fascia con il 3-5 braccetto quinto o le coppie in fascia con un quarto di difesa, quarto d'attacco. Volevo evitare
un uno contro uno senza copertura contro Sirbo e Lorusso, che l'abbiamo visti tutti, sono due giocatori molto molto forti in uno contro uno e molto molto bravi in campo aperto. Il discorso è che noi dobbiamo avere la forza di imporre gioco, cosa che abbiamo provato a fare nel primo tempo. La volontà c'era, in alcuni frangenti ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato spesso l'ultima assistenza, soprattutto nei primi 15 minuti. Io ho intravisto, e ripeto, potrà sembrare una valutazione di parte, ho intravisto il bicchiere mezzo pieno oggi. Semplicemente una curiosità, lei ha detto che alla fine saremo noi a festeggiare, io me lo auguro ovviamente, però se continuiamo a tirare poco nello specchio della porta come è capitato oggi e domani andiamo ad incontrare squadre che a seconda della classifica imporranno un certo gioco, la vedo un po' dura. Lei come può ovviare a queste inconvenienze? Stiamo parlando di tiri nello specchio della gol o di occasioni da gol? Nello specchio della porta. Con maggiore precisione, il problema è se non ci arriviamo proprio, cioè oggi abbiamo avuto almeno, forse l'occasione di Nicolas, il primo tempo l'abbiamo dimenticata, Paravicini, è spaccata col portiere che ha salvato, il salvataggio sulla linea, perché noi siamo arrivati 4-5 volte a calciare a 5-6 metri dalla porta, il colpo di testa di Peppe che a cavallo alla fine è a 2 metri dalla porta, è andato sopra. Non solo la traversa, ma a 2 metri dalla porta. Dobbiamo essere sicuramente più precisi in determinate circostanze, ma oggi, occasione da gol, almeno oggi le abbiamo create. Mister, per non parlare dei singoli ma di una situazione, i due che erano in tribuna, è una scelta tecnica barra di abbondanza o hanno qualche problema fisico? I convocati? I due certo. Faisale e Maiocca? Ce n'erano due in tribuna, però sì, i convocati sono abili, quindi quelli che vanno in tribuna è una scelta tecnica. Ok, perfetto. Grazie. Ringraziamo Mister Esposito per la disamina della gara tra Flaminia e Nocerina. Ricordiamo ancora una volta il punteggio 1-1. Attendiamo ovviamente anche il tecnico della compagine di casa per analizzare questa partita. Non so se verrà ai nostri microfoni, ci avevano promesso di mandarlo qui all'interno della sala stampa. Francesco Belsito va a rendersi conto, perché poi abbiamo un viaggio da affrontare. Il pullman avversario? No. I colleghi ci dicono che il pullman della Nocerina è partito. Esposito era qui seduto, chissà se il pullman lo ha aspettato. Scherzo, ovviamente. Niente da fare, non arriva più nessuno, neppure per quanto riguarda la squadra di casa. Per cui, per questa sera è davvero tutto qui dal Turiddu Madami. Ribadiamo il punteggio finale: Flaminia 1, Nocerina 1. Ci risentiamo in settimana con gli appuntamenti sulle nostre testate. Buona serata e buona domenica a tutti per quel che ne resta. Pare che la polizia abbia detto che ci sono. No, le 17:50 devono andarsene, quindi insomma.